Ben ritrovati a tutti dagli studi di Torino e Canavese TV, terza edizione quotidiana del nostro telegiornale. Come sempre, in primo piano le notizie di cronaca. Droga e armi dentro le auto. E quanto hanno trovato? Due diversi posti di blocco i carabinieri della Polizia di Ivrea durante l'ultimo fine settimana. I controlli sulla sicurezza stradale hanno riguardato ben 250 persone e 126 veicoli, con 5 persone denunciate. Un ventenne e una 24enne a San Giorgio sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati controllati lungo la provinciale 53. A bordo della loro utilitaria sono stati trovati i residui di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare poi ha consentito di trovare e sequestrare 110 grammi di marijuana, 4 grammi di hashish e un bilancino di precisione. A Favria, invece, i carabinieri di Rivarolo hanno denunciato un 25enne di Forno, che sottoposto a controllo mentre era al volante di una utilitaria, è stato trovato in possesso di due coltelli portati senza giustificato motivo. I coltelli sono stati ovviamente sequestrati e il giovane denunciato per porto di armi, oggetti atti ad offendere. Per lo stesso reato, denunciato anche a Rivarolo, un ragazzo di 19 anni che sulla sua auto trasportava una mazza di legno lunga 85 centimetri, subito sequestrata. A Quornei, i carabinieri hanno denunciato invece per guida in stato di ebbrezza un uomo di 47 anni. Era alla guida con un tasso alcolemico 3 volte superiore a quello consentito, patente ovviamente ritirata. È morto ieri sera dopo il ricovero al CTO Enzio Giorio, il pensionato di 75 anni che nel pomeriggio di ieri ha ucciso la moglie Maria Clara Cornelli, sua coetanea, con 3 colpi di pistola e poi si è sparato alla tempia. La donna appunto è stata raggiunta dai colpi al volto, al torace ed è deceduta sul posto. I due si erano sposati soltanto lo scorso novembre. All'origine dell'omicidio-suicidio ci sarebbero, secondo una prima ricostruzione, dei dissidi familiari. E poi ieri, appunto, in piazza a Rivoli la tragedia. E Piera Ferro, di 83 anni, è stata trovata senza vita in un pozzetto di derivazione profondo 1 metro in via Verona 40, nella zona retrostante al Teatro Superga, a ridosso della linea ferroviaria di Nichelino. Sono stati i vigili del fuoco a tirarla fuori dall'acqua, ma purtroppo per la donna non c'era più nulla da fare. Da una prima ricostruzione sembra che l'anziana, che abitava poco lontano, sia caduta nel pozzetto a causa di un malore. E un camper in cui vivevano 5 nomadi, 2 adulti e 3 bambini, è andato a fuoco ieri notte a Torino in via Negarville, la periferia sud della città. Per fortuna nessuno è rimasto ferito oppure intossicato, perché non appena sono divampate le fiamme, tutti sono saltati giù dal mezzo e si sono messi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Ancora da chiarire le cause del rogo, anche se il sospetto è che sia di natura dolosa. E tutti amici degli animali, a condizione che però se ne stiano a casa da altri. Sembra questa la logica di un gruppo di abitanti di frazione Moie di Rivara che nei giorni scorsi avevano chiesto l'intervento delle volontarie dell'associazione Le Vibrisse di Rivarolo per una colonia felina. 16 gatti che gironzolano nella zona. Le volontarie si sono subito attivate per la cattura, il controllo sanitario, la sterilizzazione, prima della loro reimmissione sul territorio, così come prescrive la legge, visto che le colonie feline sono tutelate. Qui è arrivata però la sorpresa. Da alcuni degli abitanti è arrivato il netto rifiuto, anche solo all'idea che i gatti fossero reimmessi in zona e le volontarie non hanno più trovato le ciotole nelle quali mettevano il cibo per quelli non ancora catturati. È sparita anche la cuccia nella quale le ciotole erano messe al riparo dalla pioggia ed è stato distrutto, vedete, un mobiletto che fungeva da riparo. Sono anche volate parole grosse nei confronti delle volontarie e la minaccia, nel caso fossero stati riportati i gatti, addirittura di una loro soppressione. Lo ricordiamo, è tra l'altro un reato. Una vicenda che le Vibrisse hanno denunciato senza mezze misure sulla loro pagina Facebook.
Ospite della fidanzata, pensate, ha trovato in casa dello spray urticante al peperoncino e lo ha provato spruzzandolo nell'aria. Poi l'aria ovviamente è diventata irrespirabile, così cosa ha fatto? Ha aperto delle finestre, prima tra tutte quella che si affacciava sul pianerottolo del piano. Dopo un po' ha visto arrivare nello stabile di Via Saluzzo a Torino i vigili del fuoco e il 118, che ovviamente nel frattempo sono intervenuti per la presenza di persone intossicate nel palazzo. Quando i vigili del fuoco gli hanno chiesto quali fossero le sue condizioni di salute, il ragazzo di 22 anni ha capito che tutto era stato causato dal suo gesto. Le 5 persone intossicate che presentavano nausea e fastidi alla gola sono tutte state medicate sul posto. Il giovane è stato denunciato dagli agenti della squadra volante per getto pericoloso di cose. E abbiamo visto nelle scorse edizioni del nostro telegiornale Pompieropoli a San Maurizio Canavese. Una festa, un momento di incontro, ma anche di apprendimento di alcune tecniche salvavita grazie alla partecipazione della Croce Rossa. Pompieropoli, non solo Vigili del Fuoco, anche Croce Rossa, perché voi lavorate spesso nell'emergenza con i Vigili del Fuoco. Che cosa avete fatto qui oggi? Allora, con i Vigili del Fuoco c'è una stretta collaborazione, non solo qui sul territorio di San Maurizio, San Francesco al Campo, ma anche in altre occasioni. Io personalmente in alcune occasioni dove ho fatto ricerca dispersi, abbiamo lavorato molto in maniera molto stretta con i vigili del fuoco che coordinano un po' le operazioni di ricerca. Poi in altre occasioni, come per esempio il terremoto di Amatrice, siamo andati sul luogo e anche lì abbiamo collaborato con i vigili del fuoco, quindi direi che la collaborazione è molto vincolata, no? Loro fanno determinate lavori e interventi, noi ne facciamo altro, noi più dal punto di vista sanitario, loro dal punto di vista più operativo nel recupero o comunque nella gestione dell'evento. Dal punto di vista sanitario, oggi abbiamo visto parecchi interventi, per voi è l'occasione per incontrare i ragazzi ma le loro famiglie e per insegnare loro qualcosa? Sicuramente come comitati di Croce Rossa del circondario, anche del Basso Canavese, l'occasione è sempre utilissima per fare promozione, per quelle che sono le manovre utili per disostruire in caso di ostruzione da corpo estraneo i bambini, i lattanti, anche l'adulto, le manovre di rianimazione. Vediamo defibrillatori ormai ovunque, diventa fondamentale che la popolazione sappia usare senza paura il defibrillatore. E l'occasione è stata super favorevole per giungere a questo intento, insomma. I bambini giocano ma i genitori imparano, i bambini diventano il mezzo per arrivare ai genitori sulla disostruzione soprattutto è importante oltre che sull'uso del defibrillatore. Esattamente così e non solo, i bambini oggi sono più sensibilizzati, a volte più dell'adulto, i corsi di educazione sanitaria nelle scuole ci aiutano in questo senso, i bambini a volte sanno cosa fare e trascinano i genitori e quindi una sinergia perfetta. Per quanto riguarda invece i Vigili del Fuoco, voi che siete abituati a collaborare con i Vigili del Fuoco, oggi vi siete trovati in una festa comune dove però siete riusciti a dare qualcosa a chi è venuto. Certamente sì, noi non è la prima occasione che lavoriamo e collaboriamo con i Vigili del Fuoco anche in ambito, se, tra virgolette, se mi permettete il termine, di divertimento, perché cerchiamo di fare educazione sanitaria, come diceva la collega Francesca, ma vogliamo anche farli divertire. In effetti abbiamo alle nostre spalle alcuni percorsi un po' educativi, ma anche di divertimento dei 4 anelli della catena della sopravvivenza e i 7 principi che sono un po' i pilastri della nostra associazione. E in ultimo abbiamo, non solo in ultimo, l'ambulanza senza paura, in modo tale che loro prendano confidenza con quello che c'è all'interno dell'ambulanza, perché abbiamo messo dei pupazzi, abbiamo messo i minion, eccetera, e poi abbiamo il trucca bimbi, che è un'attività che non manca mai nell'incontro con i ragazzi e con i bambini, soprattutto non è solo qui ma anche nelle scuole, perché ormai da minimo 3 anni che facciamo attività di primo soccorso, chiamiamolo così, nelle scuole elementari e medie.
è Marco Nicolino della gelateria Buono e Sano di Rivarolo, il primo classificato della tappa torinese del Gelato Festival 2018 con la sua Regina delle Langhe. Nicolino ha conquistato la medaglia d'oro realizzata dall'orafo fiorentino Paolo Penco. Per lui e per i primi 8 classificati prosegue quindi il cammino del Gelato Festival World Masters. Si troveranno tutti l'anno prossimo al Carpignano Day, da cui i migliori 8 accederanno alla semifinale italiana a Firenze nel 2020. Complimenti davvero. E ora parliamo di un format tutto canavesano, si chiama Telecomando e porterà per 6 settimane alla ribalta artisti emergenti. Telecomando torna con una formula molto simile alla prima edizione. Allora, diciamo subito cos'è Telecomando. Assolutamente sì, la prima edizione che era andata in onda, diciamo in onda perché ha avuto anche comunque un seguito attraverso il web nel 2015, con una serie di obiettivi che si sono realizzati in modo direi decisamente soddisfacente, perché il più importante per noi era in quel momento di cercare di circuitare la musica creata da persone che fanno musica propria, perché oramai si suona dappertutto la musica degli altri, ma non ci sono mai gli spazi reali per chi scrive canzoni, per chi scrive musica. Quindi l'obiettivo fondamentale era stato quello, creare in qualche modo un festival, una rassegna, un format, chiamiamolo come vogliamo, ma che desse spazio proprio a questi gruppi che per fortuna continuano ancora a credere nelle proprie sensazioni. Le proprie sensazioni che sono quelle che in qualche modo fanno sì che si possa creare qualcosa, che sia musica, che sia arte, che sia pittura, che sia fotografia, che sia qualsiasi cosa, purché in qualche modo riesca a uscire dalle proprie necessità di comunicare. Quindi è nato Telecomando. L'obiettivo fondamentale, dicevo prima, era proprio quello di farlo nascere attraverso una serie di risorse economiche che non c'erano, perché non avevamo soldi. Siamo riusciti a recuperare degli spazi non avendo soldi e abbiamo cercato di trovare una soluzione anche per questo. Telecomando a chilometri zero in qualche modo, perché a costo... Telecomando è un giochino con il quale di solito riusciamo a far comparire e scomparire le persone, per cui se io faccio così, lui a un certo punto non funziona, non c'è più, si è fermato, non abbiamo le batterie, comunque, no, però si è fermato, in sintesi si è fermato, rimane lì, non si muove più finché io non schiaccio di nuovo. È ritornato. E chi saranno i presentatori? Quest'anno ci saranno dei presentatori non troppo convenzionali, proprio per questo motivo. Perché sarà proprio il telecomando a decidere cosa succederà in scena, cosa succederà sul palco, cosa succederà dietro il palco, cioè nello sgabuzzino dal quale si muovono tutte le cose. Con un telecomando posso far comparire i concorrenti, con un telecomando posso far comparire i presentatori, con un telecomando posso cambiare canale, con un telecomando posso fare la trasmissione telecomando. Vedi, sei bloccato, vedi? Adesso lo sblocco. Eccoci qua. E quindi funziona. Voi farete peraltro 5, chiamiamole puntate. 5 puntate, sì, assolutamente. 5 puntate con 2 concorrenti. In queste 5 puntate si sfideranno, diciamo così, 2 gruppi musicali con un vincitore, ci saranno 3 giudici ovviamente. E questi 5 concorrenti arriveranno ad una finale che si farà a Fabria. Le 5 puntate si faranno al Link, la cantina di Quarnier, mentre la serata finale si farà a Fabria. È ancora da decidere esattamente dove, ma molto facilmente è già stata individuata la situazione e il luogo. Essendo un numero dispari 5, però pensavamo di fare poi una finale con 6 concorrenti, dando una possibilità agli esclusi di poter partecipare. Quindi i 5 gruppi esclusi, alla fine delle registrazioni, li metteremo online con le loro canzoni, con le registrazioni che abbiamo preventivamente fatto, e il pubblico che segue il web attraverso Facebook, attraverso YouTube, potrà votare uno di questi 5 gruppi per farlo poi arrivare a questa finale a 6. Le date di telecomando, mercoledì questo, cioè 9, avremo la prima puntata, poi per tutti i mercoledì di maggio e il primo mercoledì di giugno, quindi finiremo il... Mercoledì 9, mercoledì 16, mercoledì 23, mercoledì 30 maggio e mercoledì 6 giugno. Esatto. La finale dovrà essere presumibilmente il 13 di luglio, ancora da confermare, ma molto facilmente il 13. Perfetto. Puoi spegnere... Ah, col telecomando, col telecomando. Uno, due, tre. E con questo è davvero tutto per questa edizione. Aggiornamenti in tempo reale sulla nostra pagina Facebook e sulla nostra app. Grazie e buona serata.